Sottosegretario Ivan Scalfarotto, allora innanzitutto che idea si è fatta su questi 2 giorni della task force italo-russa? Ma è un forum estremamente interessante perché mette insieme piccole e medie imprese, ma anche con un'attenzione alle istituzioni locali che per entrambi i paesi, sia l'Italia che la Russia, sono estremamente importanti. La Russia per la sua vastità naturalmente è un paese, ma è più di un continente. L'Italia, che è molto più piccola, comunque fatta di regioni molto diverse tra loro, il fatto di poter fare leva non soltanto sulla partnership economica, ma anche comprendendo quelle che sono le specificità regionali, può aggiungere sicuramente valore all'amicizia italo-russa e ai rapporti bilaterali. Ecco, alla luce di quello che un po' è successo in queste ultime settimane con il cambio della guardia nell'amministrazione americana, come vede a questo punto i rapporti diplomatici e non solo, quindi anche economici, fra l'Italia, ma non solo, anche l'Europa con la Russia, quindi alla luce ecco, di questi cambiamenti che si sono verificati negli Stati Uniti? Guardi, ci vorrebbe la sfera di cristallo che io naturalmente non ho. L'amministrazione americana rappresenta ancora un'incognita perché non è ancora in carica e quindi noi non siamo esattamente in grado di sapere quali degli impegni elettorali del presidente eletto saranno applicati pedissequamente, se ci saranno dei cambiamenti di rotta. Quindi dovremo guardare e vedere. Certo, l'augurio è che l'Italia ha sempre lavorato per un superamento del sistema delle sanzioni, considerandolo sostanzialmente abbastanza inefficace, ma lo ha sempre fatto in un'ottica di rispetto delle alleanze internazionali. Quindi vedremo con il cambio della guardia alla Casa Bianca quali saranno i cambiamenti. Ovviamente si spera sempre per il meglio, però dovremo vedere, perché è chiaro che fin tanto che la Casa Bianca non c'è questo cambio di mano, non c'è un nuovo governo, noi non possiamo effettivamente sapere esattamente quello che accadrà. Quindi un cambio comunque nella prospettiva fra Stati Uniti e Russia, mi scusi, ed Europa è auspicabile a questo punto? Allora, è auspicabile sempre, è sempre d'auspicio che le relazioni internazionali siano distese tra tutti i paesi e quindi nessuno è contento quando le relazioni hanno qualche problema, quindi questo vale anche di più tra 2 paesi che lavorano e la cui amicizia diciamo è molto antica, è molto radicata, i cui rapporti bilaterali sono molto importanti. Ripeto, io non mi sento di fare previsioni perché l'arrivo del presidente eletto Trump alla Casa Bianca è stata per molti una sorpresa, lui stesso è adesso alle prese con la formazione del nuovo governo, quali saranno le sue politiche lo vedremo.